La manovra finanziaria che l'Assemblea si avvia ad esaminare, sono già cominciati i lavori in commissione bilancio con la presentazione e la discussione generale ieri e l'altro ieri, e già le commissioni di merito hanno avviato l'iter per la proposizione e l'esame degli emendamenti. È una manovra molto complessa che si colloca in un contesto economico-finanziario assai difficile, provato dalla pandemia, provato dagli effetti economici che questa drammatica pandemia sta determinando nel nostro tessuto già debole sul piano economico-finanziario, e pertanto tiene conto anche di minori entrate e di esigenze di ripianamento del disavanzo. Ieri, peraltro, in Commissione bilancio si è avuto modo anche di approfondire alcune questioni che erano state evidenziate dall'Ufficio Studi e che sono state ampiamente chiarite con la relazione e con il ragioniere generale abbiamo presentato alla Commissione. Nessun problema, si può andare avanti benissimo con l'esame della documentazione, purtroppo in un contesto che è quello derivante dall'accordo che abbiamo dovuto concludere col governo nazionale, che ha spinto verso una restrizione sull'utilizzo delle risorse finanziarie della regione, tuttavia consentendo però, come unica regione in Italia, non solo il ripianamento in 10 anni del disavanzo che ci proviene dagli ultimi 30 anni, ma anche consentendo per quest'anno di rinviare al disavanzo alla fine del decennio, e quindi avendo risorse disponibili che in questo momento possono essere dispiegate per le famiglie, per le imprese, per tutti coloro che attendono un intervento della regione, un movimento di risorse finanziarie che è essenziale e che si accompagna all'attuazione del bilancio. Ecco perché deve durare il meno possibile l'esercizio provvisorio, perché questo consente, con l'approvazione del bilancio, di liberare le risorse che il bilancio reca con sé, che sono assai ingenti, essendo il bilancio della regione un bilancio plurimiliardario. Quindi andiamo avanti velocemente con alcune innovazioni, alcune misure inserite dal governo Musumeci nell'ambito della legge di stabilità e del bilancio, e con quelle che l'Assemblea vorrà proporre, che speriamo al più breve possano diventare norma efficace pubblicata in Gazzetta Ufficiale.